Ripeto, le vittime si contano a migliaia. Una fabbrica di armi del Dominio è esplosa ore fa, causando una reazione a catena che ha distrutto diversi complessi residenziali in questo quartiere della classe operaia. Le forze dell'ordine del Dominio sostengono che si sia trattato di un atto di terrorismo del famigerato Jim Raynor. Ma le nostre indagini suggeriscono che la fabbrica sia stata infiltrata da forze con sofisticate tecnologie di occultamento. Il che porta alla domanda: che alcuni dei fantasmi del Dominio si siano ribellati? Per UNN parla Kate Lockwell direttamente dal pianeta centrale Nefor 2. Quel Tosh è un tipo strambo, Jimmy. Passa tutto il tempo a borbottare e a giocare con quelle dannate bamboline. Beh, mi serve qualcuno per controbilanciare le tue buone maniere e la tua raffinatezza. Fratello, quel tizio non è a posto con la testa. So apprezzare un po' di sana e onesta follia, ma quello... qualcosa nel suo cervello si è rotto. Ancora non ti fidi di me, fratello. Finché non ti decidi, non c'è niente da discutere. Sei venuto nel posto giusto. Ho effettuato alcuni test sul gas Terrasin, come mi avevi chiesto. Non c'è dubbio, è imparentato con il gas Vespene, ma con alcuni organismi davvero esotici all'interno. Sapresti dire a che cosa serve? Beh, sicuramente influisce sulla chimica del cervello. Quindi immagino che potrebbe essere usato come una specie di droga o di stimolante. Una droga, eh? Fantastico. Che cosa ne pensi di quel messaggio cifrato, Matt? Onestamente non saprei, signore. Se Tosh è davvero uno di quegli spettri, è chiaro che Mengsk cercherebbe di far fallire la vostra collaborazione. Ma Tosh non ci sta dicendo tutto. Se vogliamo vincere questa rivoluzione... Lo so, dobbiamo essere sicuri dei nostri alleati. La mia gente ha fondato una nuova colonia su Heaven. Andava tutto bene, ma ora la colonia è muta. Non rispondono su nessuna frequenza. Dobbiamo andare lì a controllare qual è il problema. Potrebbero essere rimasti esposti al virus Zerg e sono al limitare dello spazio Protoss. Jim, temo che sia successo qualcosa di terribile. Siamo quasi a Heaven, ma ancora non ci sono stati contatti con... Signore, c'è una flotta Protoss in orbita stazionaria. Stanno disturbando tutte le comunicazioni verso la superficie. E pare che stiano caricando le armi principali. Jim, devi fermarli. Matt, apri un canale con i Protoss. Vediamo quanto si sentono diplomatici. Entaro Tassadar, James Raynor. Sono l'esecutore Selendis. Conosciamo il vostro coraggio e la vostra devozione ad Aiur. Entaro Tassadar, Selendis. Con tutto il dovuto rispetto, la vostra flotta deve ritirarsi. La gente di Heaven non è una minaccia per voi. I nostri osservatori hanno rilevato un'infestazione di spore Zerg fra i coloni. Devono essere purificati. Se volete occuparvene voi invece nostra, non ci opporremo. Jim, alcuni dei miei sono contagiati. Ma non puoi permettere che i Protoss li annientino tutti. Se riesci a tenere a bada i Protoss, so che posso trovare una cura per l'infestazione. L'unica cura per l'infestazione Zerg è la purificazione col fuoco. Lo sapete bene, James Raynor. Posso curarli, Jim.
Credimi. Se decidete di contrastarci, ci affronteremo in un glorioso scontro. A voi la scelta, James Raynor. Attendiamo una risposta. Non resterò a guardare mentre spazzate via un'intera colonia, Selendis. Almeno finché abbiamo ancora una speranza di salvarli. Allora sarà un onore confrontarsi con voi sul campo di battaglia. La vostra reputazione di comandante è impressionante. Confido che saprete onorarla. Jim, grazie. Grazie davvero. Qualsiasi cosa stia accadendo su Heaven, il mio popolo non merita di essere spazzato via. Sistemeremo tutto. Troverò una cura. Jim, i Protoss si avvicinano alla colonia. La mia gente non ha speranze. Dobbiamo fermare quella loro purificatrice prima che spazzi via tutto. Ariel, fai trasferire tutti alla base principale. Se la purificatrice riesce a raggiungere anche quella, è la fine. L'unica cosa su cui possiamo contare è che sono metodici. Lungo la rotta si fermeranno per bruciare ogni singolo insediamento. Tu sì che sai sceglierti una battaglia, cowboy. Ho qualcosa che ti tornerà utile. Ho chiesto qualche favore e mi sono procurato i progetti dei Viking. Ricordati che possono trasformarsi da jet in camminatori da battaglia e viceversa. Dei veri gioiellini. Jim, la purificatrice riceve l'energia da diversi Nexus Protoss. I suoi scudi sono assolutamente impenetrabili. Come si fa a fermare una cosa del genere? Facile. Prima togliamo di mezzo quei Nexus e poi facciamo fuori la purificatrice. Non preoccuparti, Ariel, li fermeremo. Ho localizzato i Nexus Protoss che stanno fornendo energia agli scudi della purificatrice. Dobbiamo distruggerli se vogliamo fermare quella nave. SCP pronto! Alcuni coloni non hanno fatto in tempo a raggiungere la nostra base. Sarà meglio essere pronti ad assisterli quando i Protoss attaccheranno. Ti stavo aspettando. Ampliamento completato. Sistemi di trasformazione attivati. Mi piace. Sicuro. Va bene. Vado. Vittoria. SCP pronto! Buttiamoci nella mischia. Ampliamento completato. SCP pronto! Vado, vai, vai. Gli audaci. Vittoria. D'accordo. Signore, la purificatrice è arrivata ed è in movimento. SCP pronto. Sì, che c'è? SCP pronto! Mi piace. Sicuro. Va bene.
Sì, certo. Nessuno vive per sempre. Nato per la battaglia. SCP pronto! Che succede? Sì, signore. La purificatrice è a portata di una base della colonia. Sarà fatto. Spero che ne valga la pena. Mi hai spaventato! Addosso! A fare parte! Minerali insufficienti. Ica! Spero che ne valga la pena. Lei è tutto operativo. Pronto a saccheggio. Trasformazione. Armato e pronto. Certo. Roger. Va bene. Diamogli una bella ripassata. Vado per mai. Arriva. Chi è che vuole prendere? Diamoci dentro. Signore, rileva un enorme picco d'energia. La purificatrice sta per sparare. Nexus è andato. Avanti così, ragazzi. Dobbiamo fermare quell'astronave. Ti stavo aspettando. Sarà fatto. Affare fatto. Tanto vado lei. Bene. Mi hai spaventato! Comandante, una squadriglia Protoss sta seguendo le navi coloniali. Se non la fermiamo, quella gente non ha speranza. Ha intenzione di darmi ordini. Pronti per la guerra? Vittoria. Comunicatore acceso. Buttiamoci nella mischia. Vado un bel raid. I nostri alleati sono sotto attacco. Questo è Distruggeranno la nave! Moriremo tutti! Così mi piace. Grazie, Landaggi di Raynor. Andiamocene di qui.